Paolo Grassi, fondatore del Piccolo Teatro di Milano, già sovrintendente alla Scala e già presidente della Radiotelevisione Italiana, è morto questa notte in una clinica di Londra dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico a cuore aperto. La scomparsa di Paolo Grassi ha avuto amplissimi echi sia nel mondo della cultura sia in quello della politica. Il presidente Pertini ha espresso la sua commozione per la morte di un infaticabile organizzatore culturale che lascia un'impronta indelebile nella storia del teatro italiano contemporaneo. Presidente della Camera, Nil De Iotti, un messaggio di cordoglio inviato ai familiari, ricorda Paolo Grassi come un uomo che ha grandemente contribuito al rinnovamento della cultura italiana e ha lasciato un segno di forte intelligenza e passione nel più vasto campo dello spettacolo, sempre animato da una netta ispirazione progressista. Il particolare legame con la RAI ha dettato a Sergio Zavoli, presidente dell'azienda radiotelevisiva, una dichiarazione in cui ricorda come Grassi abbia vissuto con le gioie, le scoperte, le delusioni e i problemi della cultura italiana nell'ultimo quarantennio. Come presidente della RAI ha ricordato Zavoli, Grassi ha... Mio caro Paolo, non avrei mai pensato di scriverti questa lettera ultima che non potrò inviarti più e che batto sulla mia vecchia macchina di sempre, quella sulla quale ho scritto migliaia e migliaia di lettere che tu credo hai conservato e che per un misterioso segno mi si è rotta sotto le dita mentre scrivevo pochi attimi fa. È una lettera molto personale, non è una lettera da stampare, non è una lettera nemmeno da leggere ad alta voce e credimi mi costa un'immensa fatica farlo, non è una lettera da televisare. Soprattutto non è una commemorazione. Non voglio, non so commemorarti, perché gli uomini vivi come te non si commemorano. Si ricordano, si amano, si capiscono quando se ne è capaci e basta. Voglio soltanto parlarti ancora un poco, ancora un attimo, e parlando di te, fatalmente, parlare anche di me, tanto indissolubilmente sono stati uniti i nostri due destini per tutta una vita. Del resto, a dire la verità, non abbiamo quasi mai parlato noi due, come quando le persone serie di sé, tra loro abbiamo parlato, sì, molto, ma abbiamo parlato soltanto di teatro, abbiamo amato solo per il teatro, ci siamo lacerati solo per il teatro, abbiamo talvolta quasi distrutto anche la nostra amicizia, soltanto per il teatro, ma per un teatro che per noi era qualcosa di più di uno spettacolo, che era qualcosa di più di un palcoscenico, per un teatro che per noi è stato casa, famiglia, Natale, Capodanno, tutte le feste degli uomini, un teatro che era storia e vita, riassunta da qualche poeta, rivissuta in qualche spettacolo recitato da uomini su un palcoscenico di legno per altri uomini. Non siamo molti a sapere queste cose di te. Tu che fosti un uomo segreto, che fosti un uomo segretissimo come altri mai, ma siamo molti a volerti bene. Molto più di quello che tanti hanno potuto ipotizzare o immaginare. Siamo molti a volerti bene, sono stati molti a volerti bene, e non soltanto uomini del mestiere, non soltanto gli amici, non soltanto i politici, la gente della strada che ti ha aspettato ieri, che è passata in questo teatro, gente che nemmeno ti conosceva forse, la gente che sapeva che tu esistevi e che qualche cosa di te più di tanti altri aveva capito.
E infatti, tra le molte migliaia di persone che sfilano davanti alla salma di Paolo Grassi e che lo accompagnano alla scala dove a sala vuota e a porte chiuse viene eseguito lo Stabat Mater di Verdi, molti certamente non sarebbero in grado di dire che cosa esattamente aveva fatto Paolo Grassi. Le nozioni di teatro pubblico, di arte nazional popolare, possono anche esulare dalle precise conoscenze dei più. E molti tra i presenti potevano anche non essere d'accordo con quelle idee. Ma l'omaggio popolare alla memoria di Paolo Grassi va al di là di questo accordo o del suo contrario. Esso è l'omaggio ad un esempio raro di coerenza, di onestà, di impegno. Un sentimento confuso ma inequivocabile che vogliamo tradurre in un preciso giudizio storico. Paolo Grassi appartiene a quella generazione della Resistenza che si era trovata sulla linea di partenza della vita quando l'Italia ripartiva anch'essa da zero, per ricostruirsi più democratica e più civile. Se ci guardiamo intorno non possiamo non constatare in quanti campi della nostra vita pubblica e privata quelle aspettative sono state deluse e a volte tradite. Paolo Grassi è tra i pochissimi che a quella ricostruzione ha dedicato invece tutto il proprio essere. Il campo che egli aveva scelto, quello della cultura, ha fatto su quella strada un cammino più lungo, più rettilineo, più sicuro forse di tutti gli altri ed essenzialmente per merito suo. Il teatro che egli ha voluto e costruito è migliore della società alla quale è destinato. L'opera di Paolo Grassi è lì ad indicare quale potrebbe essere oggi la vita civile del nostro paese se in tutti i settori si fosse operato come egli ha saputo operare nel suo. Paolo Grassi nasce a Milano il 30 ottobre del 1919 da una famiglia originaria di Martina Franca, nelle Puglie. Studia al liceo Parini, il liceo più severo di Milano. A scuola è bravo finché non lo distrae quella che diventa in breve la sua principale passione, il teatro. Prima come spettatore, poi subito come aspirante addetto ai lavori, in tutti i pertugi che il mondo del teatro gli apre. Vice critico al quotidiano Il Sole, assistente di Gualtiero Tumiati all'Accademia dei Filodrammatici ed infine nel 1940 organizzatore di una vera e propria compagnia diretta da Annibale Leninchi. Nella Milano di quegli anni si precisa e si mette a fuoco l'antifascismo di artisti ed intellettuali e tra questi il giovanissimo Paolo Grassi che nel 1941 costituisce il gruppo palcoscenico per il quale egli dirige in veste di regista ben 7 spettacoli. E tra gli attori che Grassi dirige, curiosamente, ecco il nome di Giorgio Strehler. L'attività di palcoscenico con il suo repertorio anticonformista ed il suo spirito di indipendenza attira l'attenzione del regime e il gruppo viene disciolto. Ma ormai gli eventi precipitano. Nel dicembre del 1941 Paolo Grassi è chiamato alle armi. Dal libro 40 anni di palcoscenico di Paolo Grassi. Ho vissuto 13 mesi tra allievi ufficiali, cioè tra coloro che, o laureati o laureandi, sarebbero diventati classe dirigente italiana. Ho vissuto tra furti di pagnotte, bestemmie, ricerche di domestiche da possedere di notte, peti, rutti, sottrazioni di portafogli. Un ambiente insopportabile per me, che già avevo frequentato pochissimo all'università a Milano perché mi facevo orrore, la goliardia, i berretti lunghi, le manifestazioni di piazza. Come sottotenente ho avuto un giorno di arresti con questa motivazione. Frequenta troppo la truppa. Infatti io stavo bene con i soldati, i caporali, i sergenti. Perlomeno lì non si rubava. Io non sapevo fare il salto mortale, non sapevo arrampicarmi sulle pertiche, né salire le funi, né saltare il cavallo. Ho tentato una sola volta il salto mortale a Sanremo. Mi sono insaccato e mi hanno portato in infermeria. Io non ho mai smontato il fucile, mi onoro di non sapere quali sono le 6 parti che formavano il famoso moschetto 91. Comandavo i tiri ignorando stupendamente a che cosa corrispondevano i comandi. Dopo l'8 settembre riesce a restare a Milano. Fa parte della casa editrice Rosa e Ballo e pubblica una collana di testi teatrali che porta in Italia quello che la drammaturgia straniera ha prodotto durante il fascismo. Sono piccoli volumetti spogli, esuli di Joyce, gli irlandesi, i prediletti espressionisti tedeschi, l'opera da 3 soldi di Brecht. È di qui, da questa preziosa opera di informazione, che comincia la storia del teatro italiano del dopoguerra.
26 aprile 45, 24 ore dopo la liberazione, esce il numero 1 nuova serie dell'Avanti. Paolo Grassi è il critico teatrale ed è dallo striminzito foglio dei giornali di allora che gli lancia la sua campagna per un nuovo teatro. Abbiamo in Italia teatri sinistrati e teatri distrutti. La cosa migliore sarebbe di abbattere i sinistrati e di riedificare ex novo tutti. Qualora a questo si oppongano logici motivi economici, si ricostruiscano i sinistrati tralasciando fin dove è possibile i particolari del passato e orientando invece ogni passo della ricostruzione verso le ragioni che ora esporremo. Occorre spezzare le barriere sociali nei teatri, viventi in nome della tradizione sotto le etichette di palchi, platea, galleria. Noi pensiamo di esigere il teatro senza ordine di posti a un prezzo unico. Violento è anche l'attacco al vecchio repertorio, salottiero ed evasivo. Ci sono ancora i partigiani e i fascisti fucilati per strada. Il cadavere di Mussolini è a Piazzale Loreto e voi, con il repertorio che proponete, sembrate non voler capire che qualcosa di storico è avvenuto, che un ciclo è chiuso e un altro atto si apre nella storia del nostro paese. Nel fervore della ricostruzione, tra il pullulare di iniziative che esprimono il bisogno di un rinnovamento, Paolo Grassi si associa a Giorgio Strehler per proporre un teatro della città di Milano. Un teatro pubblico servizio, sovvenzionato dal pubblico denaro per un nuovo pubblico, per un profondo impegno estetico e civile. Sindaco di Milano, riconfermato alle amministrative del 7 aprile del 46, è il commediografo e socialista Antonio Greppi. 15 giorni dopo, nel primo anniversario della liberazione, l'Avanti pubblica un articolo di Paolo Grassi intitolato appunto Teatro Pubblico Servizio. Da un'intervista del 1977 al sovrintendente Paolo Grassi in occasione della prima dell'Otello alla Scala. Io dico, personalmente, una mia storia privata che però purtroppo coincide, o purtroppo coincide con una storia pubblica, io mi ricordo che quando si propose il piccolo teatro alla prima giunta di Milano ci fu un personaggio molto importante di Milano, fra l'altro politicamente impegnato e non a destra, se vogliamo capirci, che disse ma no, occorre il latte per i bambini, i vetri per gli ospedali, occorre pensare alla ricostruzione materiale del paese. E ci fu il sindaco Greppi e il vice sindaco Montagnani che risposero no, una società si ricostruisce certamente sul piano materiale ma altrettanto certamente sul piano morale. Il 14 maggio del 1947 il palcoscenico del piccolo teatro si apre per la prima volta sull'albergo dei poveri di Gorky. Cominciano da quella sera la leggenda del piccolo e quella di Paolo Grassi, della sua personalità dirompente e prorompente, dei suoi pazzeschi ritmi di lavoro, delle migliaia di lettere, delle incredibili sfuriate, della sua inesauribile passione, della sua onnipresenza dovunque si discuta di teatro e politica, di arte e società, e soprattutto in tutte le fasi del lavoro che al piccolo teatro si compie. Corregge le bozze dei programmi, contratta il compenso degli attori, schioda le casse dei riflettori, cura la pulizia dei camerini, controlla le valigie alla partenza delle compagnie. Memorabili nella ricca aneddotica le circolari, gli ordini del giorno in cui raccomanda agli attori la maglia di lana perché l'inverno è particolarmente rigido o lo studio dell'inglese nell'imminenza di una tournée. Inventa e interpreta la funzione dell'operatore culturale. Sente altissimamente la dignità del ruolo che il piccolo teatro deve svolgere nella nuova società italiana e questo ruolo riesce ad imporlo in Italia e all'estero con straordinaria, irresistibile autorità. Il piccolo in fondo si è costituito come in una marca, cioè una marca che garantisce a priori il prodotto, un luogo che dà a priori la sicurezza di un certo tipo di incontro, di appuntamento, di fatto. Sugli spettacoli del piccolo si sono formate generazioni di spettatori, si sono formate famiglie di spettatori. La presenza a certi spettacoli del piccolo è entrata nel mito di una generazione che ha scoperto non tanto il teatro quanto un certo teatro in anni urgenti, in anni lontani, in anni difficili, molto più difficili di quanto oggi si possa immaginare.
Il problema non è, in un paese geniale, lo dico fra virgolette, come l'Italia, fare un bello spettacolo. Un bellissimo spettacolo è facile farlo, lo può fare chiunque. Il problema è più difficile farne 10 di seguito, il problema mostruoso è farne 100 di seguito. Ecco, la nostra quadratura del circolo ha voluto realizzare l'impossibile, cioè una continuità di spettacoli di livello, sia come scelta di testi, cioè come linea drammaturgica, sia come realizzazione scenica. E questo è stato l'impossibile che penso abbia tutto sommato realizzato il piccolo. Credo che al mondo non vi sia un esempio che possa tenere confronto. ...25 anni direttore del Piccolo di Milano, 5 anni sovrintendente alla Scala, oggi presidente della RAI, in fondo hai sempre comandato. Ecco, ti sarebbe possibile ubbidire, e se è successo, quando è successo? Ma sai, chi comanda, secondo me, se non è un puro autocrate, deve saper fare egli stesso le cose che chiede agli altri. In secondo luogo deve dare l'esempio, non deve essere come quei famosi cori, no, Gian Andrea, armiamoci e partite. Io quando sono stato, per esempio, direttore della casa editrice, cui accennava il maestro Grazzeni, da Rosa e Ballo, in cui ho lavorato, io ho seguito nel modo più corretto i miei superiori. Ma anche che... allora eri direttore, però. Sembreresti sì, un po' come Berlinguer, che si è iscritto al comitato centrale subito. Beh, io ho avuto la fortuna di, immodestamente, ho sempre abbastanza comandato, ma per esempio è difficile che io sia un ribelle, io sono un ribelle sull'esterno, all'interno delle istituzioni è difficile che io sia un ribelle. Perché ho il senso della gerarchia e sono cose superate, ottocentesche. Ma tu lo dici come se fosse una colpa avere delle oggi cose. È una colpa dire queste cose, oggi siamo tutti assembleari, quindi... Ma da chi ti senti minacciato in questo tipo di colpa, cioè del considerare queste no, cose? No, io non sono minacciato, io credo nel principio di autorità e cito Federico Engels, quindi che non è un reazionario, il quale, e distribuisco a tutti, anche la RAI ha cominciato a farlo, quel delizioso opuscolo di Federico Engels sul principio di autorità, in cui si distingue fra autorità e autoritarismo, che sono due cose completamente diverse, perché qui, a forza di coinvolgimento, di consultazione, eccetera, siamo arrivati alla distruzione del principio di autorità, senza il quale le cose si sfasciano. Ci sono anche degli avvenimenti ultimi. No? Nell'anticamera dello sfascio. Paolo Grassi, Giorgio Strehler, Nina Vinchi. Nella prassi del Piccolo Teatro, tra i due uomini si instaura una perfetta divisione di compiti e tra di loro si colloca l'insostituibile funzione di Nina Vinchi. Non è mai avvenuto che Giorgio Strehler ed io ci si sia seduti intorno a un tavolo e ci si sia detto, come si usa oggi, con documenti, ecco, questa è la spartizione dei nostri compiti. Non c'è un documento, non c'è una lettera di impegno reciproco fra Giorgio e me o fra Giorgio, Nina e me. Tutto è avvenuto naturaliter, è avvenuto secondo un empirismo giorno per giorno. Praticamente, scegliendo la strada dell'intellettuale organico, dell'operatore culturale, dell'inventore di un teatro stabile, di un teatro di gestione pubblica, io mi sono distaccato volontariamente dal palcoscenico, dove ho intuito che Giorgio Strehler aveva delle qualità maggiori, più mature delle mie. Cioè ho cercato di realizzarmi in un settore indispensabile della globalità del teatro, mentre Giorgio si realizzava nell'altro emisfero. Io sostengo, e l'ho anche scritto, che senza di me Giorgio Strehler oggi non sarebbe Giorgio Strehler. Al tempo stesso affermo, con lo stesso impegno, che senza Giorgio Strehler io oggi non sarei Paolo Grassi. Cioè c'è stata una integrazione, una complementarità di compiti che ciascuno ha svolto con assoluta indipendenza e autorità nel proprio settore. Giorgio re sul palcoscenico e io totalmente libero e con tutta la mia autorità in tutto il resto dell'attività.
come ho detto, Giorgio non sarebbe Giorgio senza Grassi e Grassi non sarebbe Grassi senza Giorgio, io direi che noi due non avremmo potuto compiersi senza questo terzo elemento che fa parte del nostro mito, grande o piccolo che sia, appunto, e che si chiama Nina Ricci. Nina è sempre stato un elemento di raccordo fra due personalità dirompenti come quella di Giorgio e mia. E Nina ha sacrificato se stessa alla gloria di Giorgio, al successo mio, e questo è il debito perenne che noi abbiamo verso di lei. Lei ha dato tutto e non ha chiesto nulla. Aneddoti fra Giorgio e me o del piccolo ce ne sono purtroppo fortunatamente moltissimi. Uno abbastanza tipico della nostra psicologia è questo. Una volta Giorgio ed io abbiamo litigato fortemente, fortissimamente, e a un certo momento Giorgio esce dal piccolo urlando, sbattendo la porta e dicendo: vado a prendere una rivoltella e lo ammazzo, alludendo a me. A questo punto io mi prendo preoccupazione e dico a Nina: ma Nina, che si fa? Questo ha perso la testa, questo adesso fa quello che non dovrebbe fare. E Nina mi risponde con assoluta tranquillità: ma cosa vuoi Paolo, cosa vuole il dottor Grassi? Ci davamo del lei, cosa vuole il dottor Grassi? Non ha un soldo, come fa a comprarmi una rivoltella? Dopo 5 minuti infatti Giorgio tornava completamente scaricato, noi ci abbracciavamo e ricominciavamo a conversare. I nostri dissensi sono stati dissensi economici, mancavano i soldi, quello che Giorgio chiedeva era al di là, talvolta, spesso, delle nostre possibilità, e allora io dovevo recitare la parte del servo di due padroni, la parte del servo dell'arte, che mi piaceva enormemente, e la parte del servo del bilancio, di cui in fondo rispondevo io. Ma è proprio attraverso questa duplicità che, tutto sommato, abbiamo potuto fare delle pazzie autentiche, come possono essere state la vita di Galileo nel 62-63 e il gioco dei potenti nel 65. Senza un pazzo come me, cioè in fondo, immodestamente, un poeta dell'organizzazione, non avremmo potuto fare questi spettacoli. 43 giorni di chiusura per vita di Galileo non li dimenticherò mai. Tutta l'Italia teatrale e culturale aveva il cero acceso, una minoranza in buona fede e con autentica tristezza di fronte all'imminente morte del piccolo teatro. La maggioranza aveva il cero pronto, fingendo mestizia, ma sostanzialmente godendo, perché l'incomodo piccolo teatro si toglieva dai piedi. E gli unici a avere una fatica immensa, ma una serena certezza, nella assoluta necessità storico, intellettuale, culturale e artistica, di uno spettacolo chiave di volta di tutta la nostra storia di uomini di teatro e di uomini come vita di Galileo, eravamo noi tre, Giorgio, Nina e io, in mezzo a mille difficoltà. E Giorgio, pur nella sua diaria, mi ricordo che Giorgio alle 6 del mattino, mentre ancora Boazzelli recitava, ci circolava per il teatro con le calze, si era tolto le scarpe data l'immensa stanchezza, e domandava a me: ma cosa dici, come andrà questa roba? Un capolavoro, hai fatto un capolavoro, è una cosa immensa, splendida, una cosa che entra nella storia del teatro del mondo. Nel 1968 Strehler lascia il piccolo teatro e Grassi ne assume la direzione da solo. È un momento difficile. Il piccolo è combattuto all'interno dalla lotta di successione che si scatena sul palcoscenico tra gli aspiranti eredi, all'esterno dalla nuova ideologia del pluralismo. È un ulteriore attacco al piccolo come teatro di tendenza, alla sua identità culturale. Il pluralismo è un'invenzione di parte cattolica, ma nel dibattito che si è aperto non mi convince nemmeno l'atteggiamento favorevole dei comunisti e dei socialisti. Si sosteneva allora che il piccolo teatro, in quanto pubblico, doveva essere pluralista. Ma un teatro pubblico non è un supermercato e il pluralismo sarebbe stata la tomba estetica del piccolo. La storia del teatro non è fatta né dai consigli di amministrazione, né dai municipi, né dalle regioni, né dai partiti, anche se tutte queste strutture è bene che si interessino alle istituzioni culturali. L'ultima parola però spetta agli artisti, agli scrittori, ai registi, ai direttori d'orchestra. Col pluralismo non ci sarebbero stati Piscator, Stanislavski, forse nemmeno Toscanini.
Un teatro è fatto di grandi personalità che contraddicono il pluralismo, che a me sembra un ufficio di collocamento livellante, un'insalata russa di personalità, ideologie e tendenze. Il momento organizzativo e sociale non può soffocare la creatività. Non c'è organizzazione veramente culturale e artistica senza socialità, ma non c'è neanche progresso sociale senza autentica libertà creativa. Nel 1972 Paolo Grassi lascia il Piccolo e assume la sovrintendenza del Teatro alla Scala. Di qui continua con l'energia di sempre la sua battaglia per una maggiore socialità degli eventi culturali ed artistici. Trova in Claudio Abbado il suo nuovo strele ed anche l'orchestra e il coro ritornano all'altezza dei giorni migliori. La Scala registra una svolta. Serate popolari, concerti nelle fabbriche, opere del grande repertorio, ma anche un nuovo spazio alla musica nuova. Si devono alla volontà di Grassi gli allestimenti delle opere di Luigi Nono, di Silvano Bussotti e la commissione di Donnerstag di Stockhausen, la cui prima rappresentazione ha avuto luogo alla Scala proprio il giorno dopo la morte di Grassi. Assieme ad una nuova popolarità, la Scala ribadisce il proprio prestigio con le grandi tournée all'estero, a New York, Washington, a Filadelfia, a Londra, a Mosca. Un successo politico eccezionale, testimoniato, non occorrono altri episodi, da un articolo su tre colonne della Pravda. La Pravda è il giornale più avaro del mondo in spazio. Mai la Pravda ha dato uno spazio del genere a un avvenimento artistico e culturale. Direi che l'anno 74 per Mosca e l'Unione Sovietica è l'anno di Nixon e della Scala. Quella Scala che ha vinto a Mosca, ma i cui spettacoli, come Cenerentola e Norma, sono stati filmati dalla televisione e saranno pertanto visti fino a Vladivostok. Successo culturale, nel senso di Simone, di Norma e di Cenerentola, ad esempio, che opere o totalmente o largamente sconosciute hanno stravinto di fronte ad un pubblico e a un'opinione pubblica che non le conosceva. Vittoria che è stata una vittoria dell'Italia in un momento in cui tante cose sono discutibili, sono preoccupanti del nostro paese, questa piccola e forse non solo, non tanto piccola cosa è andata perfettamente bene e l'ultima sera dai palchi presente l'ambasciatore d'Italia commosso presente e Caterina Furzeva che piangeva, la gente gridava viva l'Italia, ci sia concesso questo piccolo, innocuo, affettuoso, tenero, struggente nazionalismo. Parliamo un po' del Grassi persona. Grassi persona, ecco, ti domando, qual è la critica che ti dà più fastidio? Quando puoi essere accusato di paternalismo, oppure puoi essere accusato di demagogia, oppure di una certa inclinazione al proclama, alla celebrazione, all'editto? Ecco, qual è di queste la cosa che... L'accusa che mi ha dato fastidio è l'incapacità, sai che in latino intelligere significa capire. Allora, gli italiani invece pensano, quelli che giustamente, grazie a questa pessima riforma che ha abolito il latino, credono che intelligenza sia vivacità intellettuale, mentre intelligenza significa capire. Ora, io credo che abbiamo il diritto di essere capiti. Dici, Grassi, sei un trionfalista. Non sono un trionfalista, sei un uomo di grandeur. No, sono un uomo che ama enormemente le cose che fa. È questo che mi offende. Cioè, pensare che questo trionfalismo sia un'esibizione, che sia un bellissimo abito in cui io mi avvolgo, dentro quel tanto di possessivo che c'è in me, dentro questo amore delle cose che io ho sempre portato, non riesco a fare le cose. Quindi questa è l'accusa che più ti... E questo mi dà fastidio perché significa non aver capito niente di me. Ed è un'accusa ricorrente o sporadica? No, abbastanza... ricorrente, per la quale mi hanno dato tanto fastidio alla Scala certi critici sinistresi, non di sinistra, sai che oggi è una delle affezioni nazionali. C'è il sinistrese. No? Bisogna vergognarsi degli istituti, bisogna credere nel livellamento al basso. Allora quando siamo tutti uguali e tutti brutti va tutto bene, mentre io credo nelle istituzioni eccezionali. Ma l'evento più significativo, sotto ogni profilo, della permanenza di Grassi alla Scala è la collaborazione con la Radio Televisione Italiana per la trasmissione in diretta in tutto il mondo di alcuni spettacoli.
Primo fra tutti l'Otello di Verdi, diretto da Kleiberg per la regia di Franco Zeffirelli, spettacolo inaugurale della stagione 76-77. È questa la risposta di Grassi all'ondata demagogica scatenata dagli autoriduttori, che chiedono a una scala aperta fino allo sbracamento e che protestano contro i prezzi astronomici delle rare occasioni mondane. Prezzi che Grassi definisce una vera e propria tassa sui ricchi e che consentono peraltro l'effettuazione delle serate popolari. In una società in cui un'autentica uguaglianza trova invalicabili limiti nella realtà delle cose, un teatro di grande tradizione come la Scala non può fare più che tanto. Può però, grazie alla televisione, aprirsi al mondo intero. Posso dire una cosa? Dico, dica. Io vorrei che la gente vedesse l'intelligenza, il senso di responsabilità con cui i nostri macchinisti compiono questa fatica. E vorrei cogliere l'occasione, non è un momento patetico, perché i sentimenti non sono sentimentalismo, per salutare il macchinista Piero Tresoldi, il nostro macchinista Tresoldi che si è rotto il femore durante l'antigenerale di giovedì scorso, che è ricoverato all'ospedale maggiore di Milano e che è giù in una barella che ci sta guardando con l'amore che lui porta alla Scala. Noi dalla Scala non è una corsa ciclistica, dalla Scala noi amiamo quelli che in questo momento faticano. E per esempio Tresoldi che ha rimesso il femore per la Scala. È vero che lei gli ha mandato un televisore perché possa assistere a questo spettacolo? Lui lo portano giù in barella stasera, stanotte, e lui è là che ci guarda, che ci segue. Allora gli mandiamo un saluto di qua. È un grosso augurio, molto affettuoso. Ma la Scala non l'ha creata a poco Paolo Grassi, come era stato per il Piccolo Teatro. La sua passione, la sua chiarezza di idee si scontrano con il complesso degli interessi precostituiti. La sua documentata richiesta per una valutazione di merito che riconosca alla Scala un ruolo di preminenza nel quadro del teatro lirico italiano si scontra anche a sinistra con le preoccupazioni elettoralistiche di non urtare la suscettibilità di altri teatri e con la persistente retorica del livellamento che mira a distruggere il professionalismo dei singoli e l'efficienza qualificante delle grandi istituzioni. All'interno Grassi è costretto ad affrontare un'ondata di richieste e di atteggiamenti sindacali di antiquato corporativismo. Si batte soprattutto, in nome di una democratica divisione di compiti, contro la pretesa del consiglio d'azienda di gestire anche le scelte culturali ed artistiche del teatro. È una battaglia sacrosanta, ma impopolare. E la situazione degenera al punto che Grassi presenta le proprie dimissioni. Non potevo restare in carico. Guarda qui che tu. Spesso dico scherzando, le dimissioni in Italia non bisogna darle perché te le accettano. Eppure, il 9 aprile le dimissioni per me erano irrevocabili. Io ero convinto di dover lasciare la Scala, non di volerla lasciare. In tasca non avevo alternativa. Ho ritenuto di dover aprire una crisi che era anche la mia personale, senza egoismo. Ero disposto a bruciare tutto me stesso. E quando, in vista delle elezioni, il PSI mi ha offerto due collegi sicuri, all'idea che qualcuno potesse pensare che io volessi sfruttare il clamore che si era fatto attorno al mio nome, ho rinunciato subito, così come ho tenuto segreta, perché non sembrasse ricattatoria, la proposta di assumere la sovrintendenza dell'Opera di Parigi, che poi, di fronte a quella che appariva a fine aprile una vittoria definitiva anche in virtù dell'accordo sindacale, io abbia ritirato le dimissioni, mi è sembrato corretto, rispettoso di una volontà democratica. Comunque, a certe esperienze resterò sempre fedele. Un teatro degradato, un teatro ostile, un teatro umiliato, io non lo dirigerò mai. 1976. A Grassi viene offerta la vice direzione generale della radiofonia. La proposta è allettante, ma l'opinione pubblica di Milano insorge. Valanghe di lettere si rovesciano sul suo tavolo per pregarlo di restare alla Scala. È un vero e proprio plebiscito e Paolo Grassi rifiuta l'offerta senza tener conto o addirittura contro il proprio interesse personale.
Perché quello che la gente non sa e che non può immaginare trattandosi di un potente è che Paolo Grassi è un uomo povero e lo stipendio di direttore di rete radiofonica può toglierlo da questa incomoda situazione. In un memorabile discorso al Consiglio Comunale di Milano in cui difende la funzione e la necessità della Scala, egli parlerà una volta tanto anche del proprio caso personale. Non ho nessuna difficoltà a parlarle. Il sovrintendente riceve 517.000 lire nette al mese. Per 2 anni ho vissuto logorando la liquidazione del piccolo teatro che ho avuto con 14 mesi di ritardo e pertanto svalutata, perché la fortuna mi aiuta sempre in queste cose. Non ho potuto far niente, mi sono trovato questi milioni e me li sono mangiati. Amici mi hanno aiutato con denaro e con cose. A un certo punto nella mia convenzione con la Scala è scattato un articolo grazie al quale figuro come consegnatario dell'immobile e ricevo altre 517.000 lire al mese, ma in virtù di questa funzione, se alla Scala si fulmina un operaio, se c'è un filo elettrico scoperto, la colpa è del sovrintendente e le denunce penali le riceve il sottoscritto. In conclusione, questo cittadino che ha l'onore di parlarvi riceve 1 milione al mese, paga il 20% di tasse e la cifra totale resta inferiore ai 10 milioni all'anno. Io non ho tredicesima, non ho liquidazione, non ho pensione, non ho previdenza malattia. E ho rinunciato a 33 milioni di contratto alla RAI con scatti convenzionali che non finiscono più, con una pensione, con una sicurezza economica che non ho mai, non dico visto, ma nemmeno intravisto. Non me ne vergogno, è una mia scelta, è un mio motivo di orgoglio. Grassi dunque rifiuta, ma quella stessa opinione pubblica che era insorta per un Grassi a Milano non ha nulla da obiettare quando gli viene offerta la presidenza dell'ente radiotelevisivo. Grassi questa volta accetta. Ma la gente ancora una volta non sa che anche la presidenza della RAI è una carica onorifica che dà diritto soltanto a un rimborso spese. Grassi rimane il più povero dei potenti, pur confermandosi il più potente dei poveri. La RAI è la sua terza battaglia per quella che è la causa della sua vita. La massima diffusione democratica per il prodotto culturale, la massima aristocrazia del professionismo per realizzare quel prodotto in perfetta autonomia. Regionalista convinto, Grassi si batte perché nasca una terza rete regionale più vicina a una realtà composita come quella italiana. Ben più pericolosamente che alla Scala, Grassi si trova però a combattere contro una logica precostituita. Ma la chiarezza di idee, l'assoluta competenza, l'onestà ideologica di Grassi rendono ben presto il dialogo impossibile. Socialista mi sono scoperto, non lo sono diventato per scelta ragionata. È accaduto come per il teatro, un fatto naturale. La mia milizia politica risale alla Resistenza e la mia tessera del partito è di quell'epoca. Devo dire che per me il socialismo, prima ancora di essere un atto politico, è un atto morale. Mio cugino Giulio Orlando, che è senatore democristiano, dice affettuosamente che io sono un socialista utopista. Se l'essere vicino agli umiliati, se credere nell'uomo, fare qualcosa per l'uomo, è socialismo utopistico, sono felice di esserlo. Non so se questa è una forma inconsapevole di cristianesimo, credo comunque che sia una forma di socialismo vero. Io credo nella coincidenza tra ideologia e prassi. Non credo si possa essere socialisti e offendere i deboli o essere insensibili ai bisogni del prossimo. Non credo alla carità. Credo nel diritto, però alle volte, in attesa del diritto, bisogna essere pronti alla solidarietà umana. Una volta nel 1945, alla Federazione Socialista di Milano, venne la notizia che c'era un compagno in grosse difficoltà. Allora aprimmo i nostri portafogli e cominciammo una colletta. Un dirigente importante si rifiutò. Ah no, basta, la carità è del passato, oggi c'è il diritto. Gli rispondemmo sì. D'accordo, ma questo compagno è in difficoltà adesso, è inverno. Non chiamarla carità, ma risolviamo il suo problema. Dicevo, su questo libro, molto bello perché racconta tutta la storia del piccolo, del piccolo di Milano, vissuta attraverso le tue esperienze e tutte le altre esperienze. Ci sono però... Io ho preso forse 2 o 3 citazioni, ce n'è una quando ti candidi a ministro dello spettacolo, che non è male come,
qualcosa, o no? Non mi candido, visto lo spettacolo, dico che quando un cittadino ha avuto l'avventura, faticando moltissimo, guadagnando poco, non possedendo attici, come moltissimi personaggi della società italiana e dello spettacolo, che hanno l'attico, di inventare un teatro stabile, di dirigere la Scala e adesso di essere arrivato a Viale Mazzini, e il mio futuro quale può essere? O l'esilio o fare una cosa che, perché devo dire, io non credo e non chiedo e non penso di fare una cosa al di fuori delle mie competenze, ma credo che una lunga esperienza italiana e internazionale possa essere utile, insomma. Credo di poterlo fare, anche perché fra le componenti del mio essere c'è il senso dello Stato. Una volta hai dichiarato non temo l'impopolarità. Cosa significava non temo l'impopolarità in un paese dove si cerca sempre la popolarità, voglio dire, dove la popolarità è la merce più richiesta? Anche questo è un tema, si vede che hai studiato bene. Grazie. No, grazie, anche grazie, insomma, che hai studiato bene questi tuoi ospiti. Il mio modello di società, cioè non il modello di società, la società nella quale, con la quale io guardo con una grande stima, è la democrazia anglosassone. Ecco, cioè un paese nel quale un Parlamento, la Camera dei Comuni, dedica un'intera seduta al problema delle patate. Un paese che per esempio è andato al Fondo Monetario a trattare con delle leggi terribilmente impopolari. Ecco, nell'Italia in genere noi siamo abituati a cercare la popolarità, cercare il consenso, ergo demagogia. Ecco, io credo che il rispetto verso la pubblica opinione, che è più intelligente di quanto si pensa, e il senso della cosa pubblica, e la difesa effettiva di ciò che ci sta a cuore, non ci deve spingere a illudere la società italiana, ma a parlare ad essa con crudeltà, con chiarezza. La battaglia alla RAI contro nemici sfuggenti che combattono per interposta persona e riunioni di consiglio dalle decisioni precostituite è più logorante di quanto Grassi possa ormai sopportare. Dopo 40 anni di lavoro a quel suo ritmo appassionato e infernale. Una grave malattia lo tiene per molti mesi lontano dalla RAI e ne mina per sempre la straordinaria capacità di resistenza alla fatica, fisica e intellettuale. Subisce due operazioni a Londra, dove si reca anche perché farsi operare a Londra costa meno che in Italia. Non appena gli è possibile, riassume il proprio impegno di presidente della RAI. Ma l'accordo tra i partiti gli ha ormai tolto quel gradimento che, nella logica imperante, è necessario ad ogni ruolo di interesse pubblico. Alla scadenza del mandato nel 1979, Paolo Grassi lascia, senza nessun rimpianto, Viale Mazzini. Tornerà per l'ultimo periodo della sua vita all'amato Oggetto Libro, come presidente di una casa editrice, la Electa di Milano. Non sarà ministro dello spettacolo, secondo un'autocandidatura troppo logica e naturale per poter essere accettata. Non sarà neppure senatore a vita, secondo l'esplicito suggerimento che, a sua insaputa, giunge sul tavolo del presidente Pertini, rivendicando un riconoscimento per una vita interamente dedicata alla cosa pubblica, nel campo misconosciuto ma fondamentale dell'organizzazione. Esperienze. Ci sono però, io ho preso forse due o tre citazioni, ce n'è una quando ti candidi a ministro dello spettacolo, che non è male come cosa, o no? Non mi candido, visto lo spettacolo, dico che quando un cittadino ha avuto l'avventura, faticando moltissimo, guadagnando poco, non possedendo attici, come moltissimi personaggi della società italiana e dello spettacolo, che hanno l'attico, di inventare un teatro stabile, di dirigere la Scala e adesso di essere arrivato a Viale Mazzini, e il mio futuro quale può essere? O l'esilio? O fare una cosa che, perché devo dire, io non credo e non chiedo e non penso di fare una cosa al di fuori delle mie competenze, ma credo che una lunga esperienza italiana e internazionale possa essere utile, insomma. E credo di poterlo fare, anche perché fra le componenti del mio essere c'è il senso dello Stato. Una volta hai dichiarato non temo l'impopolarità. Cosa significava non temo l'impopolarità in un paese dove si cerca sempre la popolarità, voglio dire, dove la popolarità è la merce più richiesta? Anche questo è un tema, si vede che hai studiato bene. Grazie.
No, grazie, anche grazie, insomma, che hai studiato bene questi tuoi ospiti. Il mio modello di società, cioè non il modello di società, la società nella quale, con la quale io guardo con una grande stima è la democrazia anglosassone. Ecco, cioè un paese nel quale un Parlamento, la Camera dei Comuni, dedica un'intera seduta al problema delle patate. Un paese che per esempio è andato al Fondo Monetario a trattare con delle leggi terribilmente impopolari. Ecco, nell'Italia in genere noi siamo abituati a cercare la popolarità, cercare il consenso, ergo demagogia. Perché io credo che il rispetto verso la pubblica opinione, che è più intelligente di quanto si pensa, e il senso della cosa pubblica e la difesa effettiva di ciò che ci sta a cuore, non ci deve spingere a illudere la società italiana, ma a parlare ad essa con crudeltà, con chiarezza. La battaglia alla RAI contro nemici sfuggenti che combattono per interposta persona in riunioni di consiglio dalle decisioni precostituite è più logorante di quanto Grassi possa ormai sopportare, dopo 40 anni di lavoro a quel suo ritmo appassionato e infernale. Una grave malattia lo tiene per molti mesi lontano dalla RAI e ne mina per sempre la straordinaria capacità di resistenza alla fatica, fisica e intellettuale. Subisce 2 operazioni a Londra, dove si reca anche perché farsi operare a Londra costa meno che in Italia. Non appena gli è possibile, riassume il proprio impegno di presidente della RAI. Ma l'accordo tra i partiti gli ha ormai tolto quel gradimento che, nella logica imperante, è necessario ad ogni ruolo di interesse pubblico. Alla scadenza del mandato nel 1979, Paolo Grassi lascia, senza nessun rimpianto, Viale Mazzini. Tornerà per l'ultimo periodo della sua vita all'amato Oggetto Libro, come presidente di una casa editrice, la Electa di Milano. Non sarà ministro dello spettacolo, secondo un'autocandidatura troppo logica e naturale per poter essere accettata. Non sarà neppure senatore a vita, secondo l'esplicito suggerimento che, a sua insaputa, giunge sul tavolo del presidente Pertini, rivendicando un riconoscimento per una vita interamente dedicata alla cosa pubblica, nel campo misconosciuto ma fondamentale dell'organizzazione e della produzione culturale. Non farà a tempo. Muore a Londra il 14 marzo del 1981. Io ho il problema delle tombe. Ho il rimorso di non visitare quanto vorrei i luoghi dove riposano persone a me care. Non c'è una volta che io vada a Martina Franca e non vada a ritrovare tutta l'ascendenza della mia famiglia. Ma non solo le tombe degli affetti privati. Mi fa un enorme effetto vedere al Monumentale di Milano il sepolcro di Edoardo Ferravilla. E sempre al Monumentale sosto con assorta commozione davanti alle urne di amici carissimi, compagni di lotta come Rodolfo Morandi o Guido Mazzali. Quando sono stato a Leningrado sono andato 2 volte al cimitero, ove tace nel silenzio eterno tutta la musica russa. E poi c'è Dostoevsky. A Mosca sono andato più di una volta a trovare Chekhov, a ritrovare Turgenev, a ritrovare Gogol. Vorrei avere un elenco ragionato e didascalico delle tombe della gente di teatro per sapere in qualsiasi momento dove far loro visita. Quando il municipio di Bruxelles voleva sopprimere quella parte del cimitero, ove erano le ossa della Malibran, mi sono adoperato per tentare di portare questi resti in Italia. Non mi dà pace l'idea che Mozart sia sepolto in una fossa comune. Ci deve essere sempre per l'umanità la possibilità di provare la grande emozione, come l'ho provata io, di trovarsi davanti alla tomba di Brecht, o di leggere improvvisamente con sgomento su una pietra il nome di Hegel, oppure di vedere una vicina all'altra uguali le tombe di Schiller e di Goethe a Weimar. Ogni volta che mi trovo a Londra vado alla tomba di Marx. I defunti sono la nostra storia, i nostri padri, i nostri maestri, i nostri amici, i nostri legami. Davanti alle tombe sento che l'umanità è una grande famiglia. Tra una generazione e l'altra c'è la consegna di un dono, di un patrimonio. La musica di Mozart, le poesie di Goethe, il teatro di Brecht, il pensiero di Marx, l'arte di Marcello Moretti, l'intuizione politica di Morandi e un giorno l'imperfetta fatica di Grassi per un teatro culturale per tutti.
Trasmettiamo finito di stampare, quindicinale di informazione libraria.